Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità a fumetti della settimana che sono un po' strane, ma ne parliamo. Come sempre, prima di iniziare però vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutto insieme. È una community ogni tanto un po' spinosetta, però alla fine è divertente, per cui se non prendete tutto troppo sul serio venite, se no poi vi offendete perché effettivamente ho degli elementi un po' discutibili, ma fa nulla. A parte questo, cosa dire di questa settimana? Beh, intanto la cosa principale è che è uscita un po' poca roba in generale, nel senso che Panini si è presa delle lunghe ferie invernali e quindi fondamentalmente non è uscito nulla fin da prima di Natale, ma ok. Fortunatamente ci siamo fatti qualche recuperino, per cui vediamo. Ma iniziamo con qualcosa di decisamente diverso. E sì, è un regalo, anche se questa volta non viene direttamente dalla community, per quanto sia passata, immagino, da qui, perché il link per i regali sta qui sotto, ed è stato fatto da due miei amici, Mauro e Monica, ed è questo, Elettra e la Dea del Ritmo. Lo avevo aggiunto alla lista regali per vedere se qualcuno della community voleva regalarmi qualcosa di probabilmente orribile. Lo hanno fatto due miei amici, siamo messi benissimo. Comunque, è dedicato ovviamente a Elettra Miura Lamborghini, grande personaggio della TV e del non lo so italiano. Fortunatamente il fumetto, sebbene non ci sia scritto in copertina né da nessuna parte all'esterno, non è né scritto né disegnato da lei. Il soggetto è infatti di Marco Tamagnini, la sceneggiatura di Luca Vanzella, mentre i disegni di Salvatore Callerami con i colori di Antonio Fassio e Alessandra Medulla. Ora, di cosa parla questa storia bellissima non lo so. I disegni sono molto disneyani, strani, e non sono nemmeno così male, in realtà, almeno a prima vista. Ovviamente sembra un prodotto quasi per bambini, anche se forse non lo è. Non lo so, vedremo. Comunque lo leggo e vi faccio anche la recensione, se riesco. Sinceramente non so cosa aspettarmi. Il volume di per sé non è nemmeno male, nel senso che c'è anche una gallery, degli storyboard e anche la presentazione dei vari personaggi. Devo dire che degli extra che non sfigurerebbero in un albo più blasonato, però diciamo che non mi aspetto tantissimo. La copertina è anche tutta strassosa e boh, basta. Poi passiamo a qualcosa di un po' più interessante. DC Comics, ovviamente non è uscito niente, però mi sono recuperato una cosa che mi ero scordato in fumetteria settimana scorsa, che però in teoria sarebbe dovuta uscire la settimana prima ancora, ma problemi di spedizione. Ed è Harley Quinn e le Birds of Prey. Ora, niente a che fare con l'omonimo film, questa è una miniserie di DC Black Label che ci viene proposta ancora una volta da Panini in questi fantastici mini brossuratini che costano 6 euro l'uno per 32 pagine. Il formato è decisamente extra size come dimensioni e li odio tantissimo. Ora, anche qui, come vi ho già detto, ho preso il primo numero perché voglio farvi la recensione e voglio vedere di cosa parla. Se esistesse già il volume americano avrei preso direttamente quello, ma purtroppo non c'è ancora e quindi, vabbè, 6 euro spesi così per voi. Magari ricordatevelo quando nei commenti mi accusate di fare l'accattone, perché vi ricordo che se volete potete sostenere il canale. Grazie. Comunque, testi di Amanda Conner e Jimmy Palmiotti, disegni sempre di Amanda Conner, un duo che ha lavorato a un sacco di altre storie, sia su Harley Quinn che, se non sbaglio, su Power Girl. Sono cicli di storie in genere apprezzati, anche se sinceramente non li ho mai letti. Non so esattamente cosa aspettarmi da questa miniserie. Un'altra piccola nota per tutti quelli che mi dicono: ma come? Perché ce l'hai con i brossuratini? Tu non adori i brossurati? No, io non adoro un formato specifico di base. Io adoro i formati che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Al momento, in Italia, il miglior rapporto qualità-prezzo ce l'hanno i volumi brossurati. Sono di buona qualità, stanno bene in libreria, costano meno dei cartonati e in generale costano anche meno degli spillati, oltre ad essere qualitativamente superiori. Ed è questo il motivo per cui amo i brossurati. Non perché abbia una particolare predilezione per i parallelepipedi, per quanto strecciati. Ora, dei brossuratini di questo tipo non sono particolarmente belli in libreria, costano più di uno spillato, costano probabilmente uguale al cartonato e quindi ovviamente preferisco l'edizione cartonata. Spero che questa spiegazione renda un po' più chiara la mia posizione per tutti quelli che mi commentano sotto dicendo: ma come, tu non adoravi i brossurati? Ok. Ma passiamo alla Marvel. No, non è vero, non è uscito niente di Marvel e quindi prodotti italiani. Intanto mi sono recuperato, sempre per Panini,
il terzo numero di Mercy di Mirka Andolfo. Anche questo l'ho recuperato nella edizione Variant, perché le avevo tutte così e volevo anche il terzo in modo che non mi stesse male in libreria. Potevo risparmiarmi quei 2 euro ad albo iniziando a prendermi la versione regular fin da subito, ma ero a Lucca quando è uscito il numero 1 e mi sono preso quella. Vabbè. Comunque, questa illustrazione di copertina è di Enrico Marini. Per il resto è la strana storia horror di ambientazione tardo West. Non mi dispiace, preferisco i geni di Marini, però, oggettivamente. Comunque direi che mi finisco di leggere il secondo, mi leggo questo terzo, e magari poi ci faccio un video se ho tempo di farlo, volentieri. Ma proseguiamo. Italia, Bonelli, con numero appena preso, Dragonero, il ribelle, numero 15, l'inaccessibile fortezza. Vediamo una sorta di draghetto bianchino in copertina. È l'80° anniversario di Bonelli, auguri. Soggetto e sceneggiatura di Stefano Vietti. Disegni di Fabio Babic, Fabrizio Galliccia ed Emanuele Gizzi. Lo sapete, adoro Dragonero. Mi sto finalmente leggendo gli episodi de Il Ribelle. Non sono ovviamente ancora in pari, ci vorrà un pochino, anche perché mi devo smaltire anche le cose che compro settimanalmente. Però non vedo l'ora di arrivare in pari e potermi rileggere un numero al mese. Ma proseguiamo e concludiamo finalmente con i manga. Iniziamo con J-Pop. Abbiamo intanto l'ottavo numero di Hell's Paradise Jigokuraku di Yuji Kaku, storia di samurai ninja su un'isola popolata di creature bizzarre ed inquietanti. Belli i disegni, piacevole la storia, niente di trascendentale, però se amate i samurai e i battle di questo genere, decisamente dark, piuttosto splatter e con una trama comunque abbastanza originale, consigliatone. Poi, decisamente più bizzarro, Land of the Lobsters, numero 5. Un fumetto strano, strano, strano. Cover, come sempre, lustrullose. Ho inventato questo termine, mi piace molto. Comunque, i protagonisti sono delle pietre preziose in forma umana, senzienti, motivo per cui gli albi sono sbrilluccicosi. È particolare e sinceramente lo compro proprio perché è così strano. Non ho ancora capito se mi piace davvero o no, però è tanto diverso dalle altre cose che si leggono in giro. Per cui, alla fine secondo me ci sta, e sinceramente con tutti gli shonen banalozzi che si leggono, devo dire che qualcosa di atipico non può che farmi piacere. Ma passiamo a Star Comics con un po' di fumettini, tra cui anche un recupero che per qualche motivo non avevo ancora trovato, ma finalmente ci ho messo le mani sopra ed è il secondo numero di Record of Ragnarok. Ah, Record of Ragnarok, che bel manga! No, non lo è, l'arte è di Azuki Shita. La storia di Shinya Umemura e Takumi Fukui, e devo dire che lo continuo a trovare terrificante. Ora, il discorso è sempre lo stesso. Oh, che bei disegni a prima vista, poi li guardate bene e no, non sono belli. Trovo disgustoso il fatto che non riesca ad avere un character design fisso, nemmeno per lo stesso personaggio, fra una pagina e l'altra. Alterna tavole nel complesso piacevoli, tipo questa, a tavole oggettivamente inguardabili, tipo quasi tutte, e no, la scusa del faccio i personaggi deformati perché così voglio fare non funziona, a mio parere resta una cosa piuttosto improbabile. Fra l'altro, anche la storia, letta semplicemente come un manga picchia picchia, non è così emozionante. Io continuerò a leggerlo perché comunque questo tipo di manga mi diverte sempre e nel complesso mi ha divertito anche la lettura di questo, però quell'aura da vorrei ma non posso continua secondo me a mantenerla. Ribadisco, volete leggervi un manga picchia picchia fatto bene? Kengan Ashura, tamarro come pochi, i disegni possono non essere perfetti ma sono comunque migliori di questa roba qua. Seriamente, ai miei cari lettori che non pagano i fumetti, suggerirei magari di comprarsi qualcosa di fatto bene in modo da ampliare un po' più le vostre vedute e capire che forse i vostri orizzonti sono un filino limitati, ma ok. Passiamo a qualcos'altro. Abbiamo il numero 26 di My Hero Academia, non l'ho ancora letto perché mi devo ancora recuperare il 25. Devo dire che fra i battle shonen pubblicati attualmente è probabilmente uno dei miei preferiti, fra quelli moderni. Inevitabilmente, se amate i supereroi e anche i manga, è una lettura super consigliata, divertente, fatto bene, gran bei disegni. Fra l'altro è anche piuttosto lungo da leggere, non è uno di quei fumetti che leggete in 5 minuti, però se avete speso i vostri 4,30€ per portarvelo a casa, è una lettura che si fa in un po' di tempo, assolutamente consigliatone. Poi abbiamo il quarto numero di Raw di Akira
Hiromoto è... quest'uomo non ce la può fare, è totalmente fuori di testa. Il manga continua a non avere alcun senso, me lo sono già letto tutto. È ovviamente stracolmo di immagini ecchi senza senso, considerando che gran parte delle immagini ecchi sono sul protagonista maschile, vestito da donna. E la cosa fa morire da ridere, a mio parere. La trama continua a prendere svolte totalmente casuali. Perché sì? Devo dire che lo compro non sapendo perché, alla fine... potrei vivere senza questa storia? Sì, ma oggettivamente è una delle letture più divertenti e assurde del mese. E quindi sì, io ve lo straconsiglio. Alla fine è un ecchi che si prende il gioco degli ecchi. E quindi sì. Poi, numero 22 per l'emblema di Roto 2, gran bel numero anche questo, me lo sono divorato. Vabbè, col fantasy, lo sapete, si gioca facile. Per me, il numero fondamentalmente è incentrato sulla crescita dei personaggi. Da un lato il prode che si sta allenando e dall'altro Lee, destinato a risvegliare i suoi poteri e diventare un Super Saiyan blu, come potete vedere dalle emanazioni bluastre. No, vabbè. A parte queste stronzate, devo dire, mi è piaciuto un sacco. Siamo al numero 22, credo manchino ancora un bel po' di numeri, anche se l'opera si è conclusa finalmente in Giappone. In ogni caso, se amate il fantasy e Dragon Quest, super consigliato, bello bello. Ma chiudiamo con Star Comics con la conclusione di un manga, ovvero il terzo numero di Baptism del nostro Kazuo Umezu. Devo dire che questo terzo numero mi ha lasciato un po' stranito. Devo dire che è forse il volume più debole fra i tre, e in particolare il finale mi ha lasciato molto molto freddino, nel senso che le cose si concludono piuttosto rapidamente con un ribaltamento della situazione che sinceramente non ha molto senso. Tra l'altro c'è una sorta di moralona finale con tanto di protagonista che ci punta il dito contro e ci dà una sorta di massima assolutista. Probabilmente vuole arrivare da qualche parte, ma forse dovrei ragionarci un po' più sopra, perché sinceramente in ogni caso un numero un po' meno terrorizzante dei precedenti, un nuovo personaggio inserito un po' così a forza, non lo so, probabilmente avrei preferito un finale più sconvolgente. Va anche detto che, essendo una storia degli anni 70 e pubblicata su una rivista shoujo, forse non si aveva il coraggio di osare, non ho idea. Certo, ai tempi usciva Devilman e lì sì che c'erano finali sconvolgenti. Comunque, un'opera che vale la pena di leggere, probabilmente sì, anche se questo terzo volume un po' in caduta. Ma concludiamo con qualcosa di enorme, ed enorme in tutti i sensi, ovvero il nostro mega cofanettone di Wall on Wolf and Cub Omnibus. È finalmente arrivato nella mia fumetteria e quindi me lo sono preso, l'avevo messo in casella, come ho messo anche i prossimi numeri. Come sapete, uscirà trimestralmente, ogni cofanetto costa 66 euro e contiene tre volumoni giganti. Questo è il primo, ognuno di 700 pagine circa. Ora, cos'è Lone Wolf and Cub? Una storia di samurai scritta da Kazuo Koike e disegnata da Goseki Kojima, ed è fondamentalmente uno dei fumetti giapponesi più importanti di sempre, a cui si sono ispirati infiniti autori per opere importantissime, da Frank Miller a Quentin Tarantino e, si dice, persino Mandalorian, se non altro per il fatto che abbiamo appunto il protagonista, che è un Ronin vagabondo, con un bambino piccolo. E inevitabilmente si pensa al nostro mandaloriano e il piccolo Grogu Baby Yoda. Ora, è consigliata questa serie? Assolutamente sì. Qui abbiamo il secondo volumone. Usciranno grosso modo, da quello che ho capito, trimestralmente i cofanetti, ma anche i numeri singoli in teoria verranno consegnati in fumetteria tutti e tre insieme, cosa che, se effettivamente così, non ha alcun senso, perché a sto punto almeno i volumi falli uscire mensilmente. Però sinceramente a livello economico sarebbe stato più sensato, in modo da non far spendere tutti insieme questi soldi a chi se li vuole comprare. Però va detto che ne vale assolutamente la pena. Sinceramente, mettetevi da parte i soldi, rinunciate a quattro shonenini brutti eventualmente e compratevi un'opera magna del fumetto giapponese, di cui io purtroppo avevo solo il primo numero della vecchia edizione. Penso che ai tempi non avessi la disponibilità o comunque l'interesse a leggere una roba di questo genere, per qualche motivo assolutamente incomprensibile dal punto di vista odierno. Però non mi ricordo quando è uscita sinceramente quell'edizione Panini, suppongo che avessi altre cose per la testa. Comunque, direi che con questo abbiamo concluso. Ora è impossibile che queste cose rimangano in equilibrio, per cui le sposterò così. E intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto canale e gruppo Telegram. Sul canale vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, trovate sotto in descrizione
tutto insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale Twitch, in cui faccio live tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 e poi la domenica sempre alle 21, appuntamento con i Goompla. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.